A Villa Verrucchio riprende il campionato di seconda categoria e si tratta subito di big match tra una squadra che vuole fare meglio a livello di piazzamento rispetto alla precedente stagione e dall'altra una squadra che arriva dalla retrocessione. E non a caso la partita si mostra piacevole e avvincente. Al decimo Muluzzi tenta la conclusione dalla distanza, Pazzini respinge di piede ma non trattiene, disimpegno svolto dalla propria retroguardia successivamente. La risposta di Villa Verrucchio è affidata a Drudi che riesce a girarsi centrando il palo a portiere battuto. In chiusura di tempo Meluzzi apre per Ascioli che di testa mette sul fondo. Nella ripresa Bettini si proietta in avanti, Celestino respinge sul proprio palo sventando la conclusione da parte del giocatore in maglia rossanero. Lo stesso portiere deve ripetersi sulla conclusione dentro l'area di rigore ad opera di Aboudioun. Il Rivazzurra Miramare si rivede dopo la mezz'ora con questa volée di Casadei terminata al lato. Dall'angolo il Villa Verrucchio sfiora la marcatura con il colpo di testa di Drudi salvato sulla linea da Cemmano. Minuti finali che vedono in risalto gli ospiti su punizione di Esposito, Pazzini è chiamato alla respinta, mentre al 90° Antonioli dalla distanza alza la mira. Termina qui una partita ben giocata da ambedue le formazioni.